Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Abbracci e baci. La tenerezza non è fatta di idee, ma di fatti. La forza della tenerezza svanirebbe se fosse solamente poesia e belle parole. La tenerezza deve arrivare ai gesti, alla carne, al concreto. Per questo guardiamo brevemente alla forza di tenerezza che sprigionano due gesti, l'abbraccio e il bacio. La tenerezza è il sacramento dell'interezza, il suo simbolo eloquente è l'abbraccio, la capacità di accogliere l'altro nei suoi angeli e nei suoi demoni. Se vogliamo esorcizzare i demoni di qualcuno, dobbiamo prima accoglierlo. L'abbraccio è un'ellisse, non un cerchio. Non è circuire l'altro, ma circondarlo. Non è togliergli il respiro, ma accogliere i suoi sospiri, cogliere le sue aspirazioni e condividere le sue speranze. L'abbraccio è diverso dalla stretta forzata, perché stringe senza costringere. Si aprono le braccia per ricevere, si chiudono per accogliere, riservando all'altro una dimora nella propria intimità. Lo stringere in un abbraccio è paradigma della relazione non violenta. Nella tenerezza dell'accoglienza, ognuno diventa spazio, casa e ospitalità. A volte abbiamo il desiderio che l'altro ci abbracci così forte da rompere la cassa toracica, liberare il cuore e ricomporre l'essere. Ci sentiamo infatti realmente amati quando possiamo mostrarci nella nostra verità, nella nostra debolezza, senza che questo diventi per l'altro occasione per dimostrare la sua forza e la sua prevaricazione. L'abbraccio, infine, è un gesto di custodia, custodia della gioia dell'altro. Scrive René Habashi: «Nell'amore più bello non esiste altro sogno che quello di salvaguardare la gioia dell'altro». Il bacio è quando la parola diventa contatto, carne, comunicazione di respiro. È bellissimo che in ebraico si usi la stessa parola, nefesh, per dire sia anima sia respiro. In questo senso, quando ci baciamo, comunichiamo sia il nostro respiro sia la nostra anima. Il bacio è il letto verginale delle anime. Il bacio erotizza lo spirito e spiritualizza la carne. Con la bocca solitamente mangiamo, consumiamo. Il bacio è una trasfigurazione della bocca, è una vittoria sulla logica del consumo. Baciando superiamo il bisogno verso il desiderio. Il cibo si consuma, i baci si danno. Mangiare assimila, baciare custodisce. La bocca, che solitamente ingerisce e trasforma tutto in sé, si spiritualizza con i baci. Perché ogni bacio sincero, stampato sull'essere dell'altro, è una confessione della sua alterità. Il bacio non può darsi a se stesso. Dare un bacio è una confessione assoluta dell'alterità. Nel bacio comunichiamo la nostra anima e allo stesso tempo accogliamo l'anima dell'altro. Scrive Percy Shelley: «L'anima incontra l'anima sulle labbra degli amanti».